Eccoci qua. Allora, stasera continuiamo quello che abbiamo visto la settimana scorsa. Sono problemi basati sulle forme che abbiamo già visto, quindi se vi ricordate le sequenze dovrebbe essere relativamente facile di risolvere. Siete pronti? Tutti inizia nero. Ok, quindi questi sono basati sono forme di gruppi con due spazi all'interno. Vi ricordate un po' qual erano i punti vitali? Iniziamo nell'A che è quello più facile. Quindi nell'A, ricordate qual era? La chiave di queste forme sono questi due punti vitali qui, no? Che spesso lo stato del gruppo cambia a seconda se sono piene, se sono occupate dall'avversario, se sono vuote. In questo caso, una a una, cosa cambia? Questo gruppo è vivo, è uccidibile. Si inizia a nero. Vignon dice vivo a prescindere. Ok. Che nero cosa potrebbe fare un momento. Non è la prima cosa che mi viene in mente, infatti, perché qui bianco come rispondo. Il 19. Ok. E così ha abbastanza spazio, no? Anche se fa l'altro anno. Ok, no, così sarebbe morto. Se fa l'altro anno basta. Quindi non funziona. E allora, se vi ricordate un po' le tecniche di lettura, se uno non funziona perché bianco risponde in due, da dove è meglio iniziare? Questa sequenza vi dà un indizio. Quindi che succede se meglio inizia da qua invece? E qual è il risultato finale riuscito a vedere? Abbiamo qua due risposte possibili, no? F19 come dite oppure può connettere? Dame Zumani, bravo. Perché quando bianco gioca F19 nero taglia e bianco può catturare queste due pietre, ma perde l'occhio destro, perché c'è una mancanza di libertà da mezzomare e non può fare l'occhio. Quindi così bianco è morto. E d'altra parte anche se connette invece cosa succede? Sono miei, quindi bianco fa questa, nero gioca lui F19 e adesso bianco non può fare due occhi. L'unica cosa a cui bisogna essere attenti, tipo se bianco gioca qui, cosa fa nero? Perché questa è una trappola. Esatto. Prima Ane, che meno ci connette, quindi bianco taglia. E poi nero gioca qua, che è il punto vitale. E bianco è morto perché nero può creare una forma morta all'interno, una cade. Era una trappola perché se nero toglie subito l'occhio, stavolta bianco può aumentare lo spazio e questo non è più morto, questo è Seki, perché nero non può più fare una forma morta all'interno. Ok. Però se nero risponde bene, dopo questa bianco è morto. Ok? Questa è la soluzione. Ok, il problema B non dovrebbe essere difficile, soprattutto per la prima mossa non avete molte possibilità. Perché bianco sta minacciando di fare un occhio extra all'angolo, no? E quindi vi ricordate qual era lo stato di questo gruppo bianco? Perché questo
a differenza di quello di prima, ha due debolezze, no? Entrambi i punti vitali sono presi da Nero. E se vi ricordate quello che avevamo detto la settimana scorsa, quando entrambi i punti vitali sono presi da Nero, questo gruppo è morto, a prescindere, di solito. Ma ci sono delle eccezioni. Quindi se diciamo che questo gruppo è morto a prescindere, basta connettere, no? E quindi non c'è niente. Ma questa formula l'avevamo vista proprio la settimana scorsa, o almeno una forma simile. Esatto, no? T14 diventa il punto vitale, perché stavolta quando nero taglia, bianco ha una risorsa. Può giocare T17 e nero non può dare la tali. Ok, quindi fa in tempo a fare il secondo occhio. Tac, che non può dare attacco, quindi deve scendere qui. E bianco via. Ok, quindi se abbiamo capito questa sequenza, dovrebbe essere chiaro qual è la prima mossa giusta. Se R18 non basta, qual è il trucco? Cambia qualcosa con T17? Cambia niente. Non è una grande idea giocare all'interno, perché tanto comunque alla fine nero deve tornare indietro a difendere quella pietra nano, no? Quindi magari non fare qualcosa in sente. S19, ah, quasi, perché S19, ok, darebbe l'accesso alla libertà in T19, no? Se in bianco può fare la stessa sequenza di prima, ma va veramente così? No, perché anche qui bianco ha, esatto, bianco ha una risorsa, può tagliare prima che S7 e poi fa la stessa cosa. E di nuovo nero non può dare la tali. Quindi siamo come prima, bianco e blu. Quindi qual è l'unica mossa? Quello è l'unico modo di difendere il taglio e allo stesso tempo minacciare di uccidere bianco. Non ne sono rimaste tante. L'unica possibilità. Ok? Perché dopo questa, stessa sequenza di prima, bianco, l'unica speranza che ha è così. E qua. Così Nero ha accesso all'ultima libertà tramite un Q. E quindi sì, la vita del gruppo bianco dipende da questo. Ok? Ok, vediamo il problema C. Questa l'idea è simile, solo forma un po' diversa. Da dove inizia nero stavolta? Di nuovo, questa è una forma dove entrambi i punti vitali sono presi da bianco, quindi localmente nero è morto e quindi deve trovare un tessuto G per fare un occhio extra. Come si fa? La chiave sono quelle due pietre nere nell'angolo morte, perché hanno ancora dell'argine. Come si fa a sfruttarlo?
penso che cambi niente, ok, un metro di libertà, bianco risponde linea 2, siamo punti a cavo. Quindi qual è il trucco? Ricordatevi quello che abbiamo visto nel problema B. Quello che salvava bianco era semplicemente una libertà extra dopo aver fatto l'ane in A3. Quindi come fanno io a guadagnare una libertà? Nessuna idea. Il trucco è iniziare proprio da questo. E qui intanto sono già alla domanda come risponde bianco. Ok, questo è assente. Infatti può bloccare, no? Ed è quello il problema, perché se bianco risponde semplicemente catturando, allora è facile il problema, perché ridiventa la stessa forma che abbiamo visto la settimana scorsa, no? Ricordate? E quella che abbiamo visto anche al problema B. Bianco adesso può via, no? Perché ne ho guadagnato libertà extra in A2. E quindi il problema è soltanto quando bianco blocca, perché qui adesso nero non può connettere chiaramente, per mancanza di libertà. Ma cos'altro può fare? Esatto, stavolta il punto chiave non è più A7 come prima, ma A6. Perché una volta che bianco difende, che nero difende qua, se bianco cattura, ok, nero fa due occhi, facile. E se bianco toglie gli occhi con questa, cosa c'è di diverso rispetto al solito? Che adesso connette l'assente. E quindi bianco difende e nero via. Ok. Ancora la libertà. Quindi A3 è una sonda per vedere come bianco risponde. Iasumino. Che secondo di come bianco risponde cambia qual è il punto vitale. Come così, questo e viceversa è A6. Ok. E allora l'ultima su questo tema, che l'idea è sempre simile alla fine. Nero ha una forma morta, deve guadagnare quella libertà in più che gli permette di vivere. E questo dovrebbe essere facile una volta che esatto, perché R1 in questo caso non basta. Perché bianco può estendere semplicemente e poi la sequenza non funziona più, perché quando nero arriva qua, bianco ha ancora accesso alla libertà esterna e quindi nero è morto. Quindi E1 non è abbastanza, ci vuole qualcosa di più forte. Io ho detto bene, quindi S2 ti sfuggi, perché qui adesso bianco come risponde stavolta? È un po' la stessa idea di prima, no? Se bianco connette, allora è R1 che minaccia di fare un occhio nell'angolo, quindi bianco toglie l'occhio e abbiamo la stessa forma che abbiamo visto già due volte, quindi nuovo punto vitale qui e nero via. Ok? Perché S2 difende la libertà in S1. E se bianco invece scende, adesso qual è il punto vitale?
Non è più N1, ma ok, R3 la può anche fare, anche a me niente. Un po' quella non so successiva. Ok. Sì, va bene anche la taglia, in effetti. E poi così via. Basta semplicemente giocare qui. Il bianco non ha il tempo di uccidere. Perché è la stessa idea del problema di prima, no? Se il bianco taglia, cosa si sente? E nero via. Fine risultato è lo stesso, semplicemente che secondo me c'ho bisogno di sacrificare in R3. Giocando in R3 fai solidificare un po' più la forma dell'angolo in bianco, che potrebbe fare la differenza in alcuni casi. Ma se è territorio probabilmente non farà nessuna differenza, quindi leggermente peggio. Ok, quindi la cosa importante di questa forma è che tecnicamente è morta localmente, però basta poco per farla diventare viva. Basta guadagnare una libertà e si può vivere. E quindi bisogna essere attenti sia quando state cercando di vivere con questa forma, e anche quando state cercando di uccidere un gruppo con questa forma qui. È molto delicato. Ok, e allora passiamo al secondo gruppo di problemi. Questo è basato sui gruppi con tre spazi all'interno. Ok, e se vi ricordate, quasi sempre stavolta il punto vitale era giocare al centro in seconda linea. Infatti in alcuni problemi c'è già una pietra addirittura. Quindi cosa succede qua? Qual è lo stato di questi gruppi? Ok, sei chi se gioca nero in Adige, da dove inizio? Adige no. Ok. E19 perché l'idea è che E19 e C19 sono miei, no? Quindi che in questo caso questo non funziona perché bianco si connette ma per finta, perché quando gioco qua poi non fa in tempo a connettersi, no? C'è un connettendaio, Yutoshi. Così, quindi non lo salvo io. E viceversa però quando bianco inizia di qua, cosa succede? Nero gioca l'altra, sono miei. E cos'è questo? Secchi, perché 3 contro 5, sei veramente sicuro? Non importa qual è, fa bianco, perché normalmente sarebbero miei. E normalmente questa forma sarebbe Seki, ma qua siamo nell'angolo, succedono cose strane. Quindi non è Seki veramente, bianco può iniziare un combo. Ok? Perché chiaramente nero non può connettere, altrimenti sarebbe una forma morta, e quindi l'unico modo è vincere questo combo. Quindi co massimo. E quindi se avete risolto questo il problema B probabilmente
facile, no? Perché è la stessa idea. Cosa fanno io? Salta però a parte invertita, salta il nero che vuole uccidere. La prima mossa è ovvia, perché altrimenti c'è troppo spazio. Quindi devi iniziare da qua. E poi cosa succede stavolta alla fine? No, così diventa praticamente la stessa forma del problema A. Quindi cosa può fare bianco? Praticamente è esattamente la stessa forma, perché come prima T17 non funziona. Aspetta, ho sbagliato a fare il problema. Infatti, qui c'è Q19, quindi questo funziona. Sì, infatti, questa forma non c'è nemmeno bisogno del Q. Perché stavolta può connettere. Perché fare l'altro coso mi porterebbe a un Q come prima. Ok, un problema C. Stavolta la differenza è che bianco ha una pietra in più in prima linea, però uno dei punti d'Italia ha preso la nero. Una spalla qua. Ok, infatti tu dici A7, ma A7 non funziona, vediamo perché. B7 è il punto vitale, infatti, come abbiamo detto prima. A7 perché non funziona? Come risponde bianco? A10 non funziona perché il bianco cattura due pietre, il nero cattura due pietre. Quindi bianco deve togliere una libertà. A8, ok. Perché? Lo vedete fino alla fine. Punto vitale. E quindi qui è una forma morta, 5, quindi bianco l'unica cosa che può fare è fare l'8 di qua. E sembra che diventi un occhio falso, ma in realtà no, perché quando cattura non ha neanche qua. Ok? Perché bianco strizza dall'esterno. E ne non può fare una forma morta. Lo shizubushi. Ok, quindi questo non funziona. E quindi qual è il punto vitale? Il punto vitale è B7. Ok, come quasi sempre in questa forma. Punto centrale in seconda linea. E qual è il risultato finale? Riuscite a vedere? È morto bianco. O può fare ancora qualcosa?
sarà più interessante probabilmente. Qua come giocano io? Sette a otto sono due possibilità. Qual è quello giusto? Qui che fa bianco. Per massimizzare lo spazio. E cos'è questo? Sì, chi? Dov'è il Siki? Questo è un fumo morto. C'è Siki. Ok, quindi no, funziona questo. Dove fuori? No, no. Formula 5. Ok. Ok, quindi questo non funziona. Che altro può fare bianco? Chiaramente deve difendere il taglio, no? Perché altrimenti non c'è niente. Quindi un'unica altra mossa che ha senso. A 7. Esatto, no? E qui. Con. Di solito in questa forma finisce con un co così. Ma qua no. Cosa può fare Neo? Ah, so qua. Taglio. Ah, e di nuovo c'è Dame Zumai. Bianco non può fare il secondo occhio perché smette il vino totale. Ops. Ok. E chiaramente è forzato perché altrimenti ne ho catturato due pietre. Quindi niente qua, questo è il morto morto. Questo qua. E soltanto perché tutte le libertà esterne sono occupate, altrimenti sarebbe qui. Ok, e poi resta l'ultimo. Qui tocca il nero per vivere. E qui rispetto al forma normale c'è anche un buco, manca una pietra in O3. E chiaramente ormai dovreste sapere che se il nero gioca O3, bianco uccide. Eh? Ricordate? Basta. Qua poi sarà ok ed è una forma morta all'interno perché bianco fa un occhio, un finto occhio, ma tanto basta. Quindi O3 non basta e quindi infatti vi ho già dato l'indizio, se O3 non basta perché bianco c'è un Q1 al punto vitale. E stavolta che succede? Che può fare bianco? Tentativo, nero è costretto a connettere e poi bianco se vuole uccidere ha una sola possibilità di giocare qua. E qual è il risultato? Cos'è questo codice? Con dov'è il co? Dov'è il co? So
Kako. No. Oshitsubushi di nuovo. La stessa cosa di prima, non è qua. Quindi esatto, tornando indietro, dopo il mio 1, il meglio che Bianco può fare è scendere in 1 e diventa Seki. Ok, stavolta questo è un Seki vero. Ok? Quindi ho 2 Seki. L'unica altra mossa interessante è se Bianco inizia direttamente da qua. Cosa succede? Come risponde io? Questa qua è più complicata forse. Connetti in 3 così sei proprio morto facile. Sei già morto. Quindi se giochi ho 2, cos'è questo? È vio. Che forse ho dovuto. Fortissimo. Non ho abbastanza spazio per fare 2 occhi. Sono morto morto. Sono miei. Un occhio. Vediamo un occhio solo. Quindi, esatto. Quindi qual è il punto vitale? È M1. Aumentare lo spazio. E quindi qual è il risultato finale? Cosa succede qua? C'è molta speranza, no? Perché se gioco O2 diventa come prima, stesso Seki. E cos'altro può fare? L'unica altra cosa può fare, può giocare O1, ma è lo stesso Seki prima, almeno basta connettere sto dado. Ok? E sono miei, ed è Seki. Perché se bianco taglia così mira proprio via, perché dopo questa bianco non ha più modo di fare nulla, non ha abbastanza libertà. Che c'è a prima vista questo che si monte Sugi con lo stand back, ma me lo può catturare dall'altra parte e non c'è problema. Quindi Seki è il massimo che può fare il bianco. Se fa questa, sempre Seki. Stessa roba, basta connettere. Ah no, neanche. Può vivere proprio così meno. Neanche Seki, quindi è proprio sbagliato più. Ok. No? Che è la stessa cosa di prima. Quindi questo è un Tsuji importante ricordarsi questo Tsumego, ce ne sono un sacco di Tsumego basati su questo forno. E questo Kozumi in prima linea è la chiave per fare Seki. Perché nient'altro funziona, non c'è abbastanza spazio nei occhi. Ok, passiamo all'ultimo gruppo di problemi. E questi sono basati sul gruppo porta, no? Quello che ha 2 spazi ma alto 3. Questo ci ricordiamo com'è questo gruppo. Al momento è morto, esatto, però qua tocca al nero e c'è una pietra in più, ma c'è anche un buco. Quindi se vi ricordate la settimana scorsa, semplicemente connettere non basta, no? Perché questo, dovreste sapere come succede questo. Vediamo se avete studiato. Ane, esatto, basta fare ane. E si riconduce al gruppo porta che non è vio. Ok, quindi Nero deve fare qualcosa di più ingegnoso. Dove gioca? Il 18, ok. Questa minaccia fa un occhio, no?
Quindi bianco cosa fa qua? Giocare queen 7 e poi è simmetrico, quindi non importa quale ane fa, bianco fa ane. E cos'è questo? Secchi. Dove gioca nero per fare secchi? Ah, zucca D19, punto vitale. Insomma, miei D19, H19. Se bianco fa ane a sinistra, nero fa l'ascesa. Discesa dall'altra parte. Ok, perché così quando bianco viene qua chiaramente non può tagliare, ma tagliare di qua ed è sicchi. Ok, e sono mira infatti, quindi arrivati qui, se bianco giochi qua ti suggerisco di andare dall'altra parte e di nuovo sicchi. Ok. Problema B, questo è più difficile. Perché questo adesso è il gruppo porta, che è morto. S18, S18 bianco, semplicemente la cattura. Non ci sono molte continuazioni. Quindi qual è il trucco qua? Dov'è il tesoro? Perché se vi ricordate, è un po' come il gruppo di prima, che localmente è morto, ma basta poco per farlo vivere. Basta di solito avere l'ane in prima linea incente. Okay? Se non riesce a mettere quest'ane qui in T17, poi può via. Quindi qual è il trucco? 18. Ok, come risponde bianco? E 19, ok. Perché prima vediamo quelle facce. Perché se bianco taglia così è facile, no? Perché questa diventa sente e ne ho via, ok? Perché adesso ha abbastanza spazio. Quindi bianco non taglia. Mi dice cosa succede se semplicemente gioca R19? Dopotutto T18 non minaccia niente, quindi perché rispondere? Quindi cosa ha guadagnato Nero? C'ha un modo di vivere adesso? Ah, dice se gioca T17. Ok, perché se risponde così nero è vivo, se bianco fa ane, se andate qua e di nuovo nero è vivo. E se bianco gioca dall'altra parte, per falsificare l'occhio nero ha un occhio extra nell'angolo, ok, quindi 19 non funziona.
E allora cosa succede se bianco risponde qua, però? Così non c'è più la possibilità di fare un occhio nell'angolo. E T17 torna nemmeno 7, quindi può fare qualcosa di adesso. Ricordatevi le sequenze necessarie per uccidere questo gruppo. E non dovrebbe essere troppo difficile. Bravo. Quindi da che parte difendermi? Quindi quel dei due punto vitale, S15 o S14? S15. Perché per uccidere, se vi ricordate, bianco deve fare rane. E quando non lo gioco qua, bianco toglie punto vitale. E poi adesso è tutto forzato, prendi lo scende. E adesso bianco non può connettere, perché se connette, vedete cosa succede. Fino in fondo. Lo sacrifica, lo sacrifica un'altra volta. Va da Atari e adesso se cattura tre pietre fa un occhio, quindi se Bianca insiste a uccidere deve connettere, però non serve perché poi c'è Oyotoshi. Quindi vedete come T18 proteggeva questa debolezza e permette a Nino di fare un occhio. Quindi questo te sfugge T18 e non importa come risponde bianco, ne riesce a fare due occhi. Infatti in una partita vera probabilmente a bianco conviene. Tanto vale catturarla che fa più punti nell'angolo. Il prossimo, stavolta è nero che prova a uccidere. Come si fa? Non è difficile questo qui, basta seguire i principi. Quindi, da dove inizia io? No, quello non è un buon principio. Lane uccide. Ok, quindi inizia sempre dal lane. Riduce lo spazio. Perché se adesso c'è una sequenza semplice, se bianco semplicemente risponde, cosa fa Nino? C1. Non c'è un modo più facile, esatto. Con G3 è più chiaro, no? Perché così lo spazio non è abbastanza. Si blocca, basta fare e resta una formula 5, quindi bianco è morto. Anche se prova a fare cose strane, come rispondere io qua, lo sto sapendo, no? Ed è morto, sono miei questi due qua. Quindi basta ridurre lo spazio. Il bianco non ha abbastanza spazio, quindi semplicemente bloccare per bianco è troppo facile. E allora le mosse interessanti sono giocare all'interno. Quindi boh, proviamo questa. Cosa fa il nero qua? Esatto, no? Perché anche se manca una pietra in F3, ma l'idea è la stessa quando
Nero fa la gamba, punto vitale diventa 3, visto che c'è l'ane. Normalmente Nero cerca di fare un seki con C1, Bianco cerca di fare un seki con C1, ma in questa forma cosa cambia? Ah sì, infatti posso tagliare anche. Ok, non ha abbastanza libertà per farlo. E se fa altre cose, tipo... cosa può fare qua? Tipo questa, probabilmente, più interessante. Qua funziona quasi niente. Ah, sì, funziona anche questo, in effetti. Sì, non è abbastanza in realtà. In realtà basta anche semplicemente qui. Che così è una forma morta. Quindi, cos'altro resta? Cosa può provare a fare bianco? Tipo se gioco qua bianco. Qual è il punto vitale qui? Cosa faccio? Forse è più facile qui. Basta giocare due, no? Mia cuscina, basta da Atari. Se non cattura, bianco cattura. 60 e forma morta. Ok, posso fare quindi cos'altro resta? Si gioca bianco in E2. Qual è il punto vitale stavolta? L'avete detto tutto. Qua allora, iniziamo da questa. Questa cosa fa bianco? Questa non funziona. Bianco semplicemente gioco qua, facciamo un occhio extra. Ah no, c'è anche questo. Funziona. Così non è una forma morta, stavolta, ma che sono troppe. Ok, quindi ridurre ancora lo spazio. Ok, in questo caso quindi forse bianco gioca qui per aumentare lo spazio. Ok, così questo diventa 3-3.
Punto vitale. Giusto. Il bianco muore. Ok, che sono. Mia. Taglio. Sì, mia. Qua, connetto. E quindi cos'altro può fare? Niente, se gioco qua, basta giocare qua. C'è qualche altro risposta interessante, mi sembra. Così basta, diventa come prima, non basta di nuovo spazio. Ne ha al massimo 4, cioè 3. Quindi è morto. Ok, quindi c'è bisogno di fare cose strane, passare e ridurre lo spazio. Ok, l'ultimo problema è quello più difficile, però è sempre la stessa idea. Se avete risolto il B, dovreste riuscire a risolvere anche questo, perché il D è simile, no? Quindi localmente non era morto, ma se riesce a giocare una mossa in center può fare due occhi, tipo gli basterebbe T3 o T4, una di quelle due in center e più via. S2 tu dici, il bianco blocca e poi che fa? E questa non si, perché poi T3 non è center. Ok, puoi spingere in Q3, bianco blocca e poi. Fin qui non è cambiato niente. Quindi qual è il trucco qui? Chiaramente bisogna sfruttare l'agio di questo taglio, infatti. E dov'è il come? È facile fare il come. T3, ma T3 ti risponde semplicemente qua. Io non c'ho più agio, non c'è niente. T3 da solo così non funziona, non basta perché così è morto, no? Dici qua? Ah, quindi prima tagli, poi il tessuggine. S1. A cosa serve questa mossa? Esatto. Di fa le magie in prima linea, così torniamo al tema dell'altra lezione. Questa è un'altra magia in prima linea. Qui cosa può fare bianco? Sì, l'unica cosa sensata è catturare la pietra, no? Perché non so se fa. Se fa cose così c'è quanto meno un co. Quindi non era contento. Poi in realtà se fa così ognuno può anche vivere semplicemente così, che diventa tale. Però se fa così, così è ancora. Ok. E quindi l'unica che ha senso è catturare. E una volta che ha catturato, cosa succede qua? T4, ah, T4 immediatamente non è sent, eh? Perché così sei morto. E nell'angolo non c'è niente, T4 non c'è niente direttamente. Quindi esatto, T2, bisogna iniziare a T2. Perché se bianco blocca allora nero io, adesso T4 diventa sent.
E se bianco insiste, tipo connette, questa diventa 7 con co. Ok? Bisogna giocarsi il co. Perché se nero vince il co a forza bianco a difendere, adesso può via. No? Perché ho ottenuto T3 in 7, che è quanto basta per vivere con questo gruppo. Così. E bianco non può connettere. Quindi vuol dire che il massimo che può fare bianco è secchi. Quindi tornando alla sequenza, è tutto forzato, no? Perché il taglio bianco corrisponde solo così, dopo S1, vi ho già detto, se bianco fa altre cose c'è il co con Q1, quindi con Q1, anche T2. Stessa cosa. Di nuovo questa minaccia il co o la vita. E quindi l'unica differenza è se bianco gioca qui, cosa succede in questo caso? Che è un po' come il problema di prima, no? Avere quella pietra lì è come avere T3, perché ognuno può vivere lo stesso adesso. Perché se bianco prova a uccidere, come viene qua, bianco non può connettere, perché sacrifica, sacrifica, e non può connettere. E quindi non fa il secondo occhio. Ok, quindi in realtà funziona anche T9. In entrambi i casi bianco può rispondere con un co, quindi mi sa che adesso c'è una differenza comunque. Mi sfugge qualcosa. Mistero. Ok, quindi altre magie in prima linea qua. E di nuovo, infatti, questo gruppo è come quello di prima. Localmente è morto, ma basta molto molto poco per renderlo via. Basta un anno in prima linea, che sembra assurdo, ma è quello che fa la differenza per queste forme. Ok, quindi è importante ricordarselo. E per stasera basta, sono finito il problema, quindi possiamo chiudere qua e ci sentiamo la settimana prossima. Ok, buonanotte, ciao ciao.